Benvenuti a questo programma presentato a voi da Life Christian Center, un programma che è dedicato alla parola di Dio, il messaggio di salvezza e alla differenza che Cristo può fare nella nostra vita. Il nostro desiderio per voi è che tramite questa trasmissione ognuno possa gustare la presenza di Dio e sentire la voce dello Spirito parlare ai propri cuori. Salmo 122 dice: «Io mi sono rallegrato quando mi dissero: andiamo alla casa dell'Eterno». Salmo 84 dice: «Oh, quanto amabili sono le tue dimore, o Eterno degli eserciti! L'anima mia brama i cortili dell'Eterno, il mio cuore e la mia carne mandano gridi di gioia al Dio vivente. Beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo». So che alcuni di voi non potete venire in chiesa, ma la mia preghiera è che voi potete gustare la presenza di Dio nel posto dove siete. Così oggi vogliamo riunirci insieme, invitando lo Spirito Santo a venire nel luogo dove ci troviamo. Ascolteremo del canto e poi ascolteremo un pensiero dalla parola di Dio. Voglia Dio benedirci insieme oggi. Vogliamo pregare. Signore, veniamo davanti a Te in questo momento nel nome di Gesù. E Signore, vogliamo che Tu vieni con la Tua presenza e col Tuo Spirito ovunque ci troviamo. Signore, soprattutto vogliamo sentire la voce dello Spirito che Tu parli ai nostri cuori. Tu conosci ogni bisogno nella nostra vita, Signore, e la nostra preghiera è che Tu arrivi, che Tu tocchi, Signore. Noi sgridiamo ogni attacco diabolico nel nome di Gesù. Fa che c'è la libertà dello Spirito affinché possiamo compiere la Tua volontà nella nostra vita. Vogliamo lodarti, glorificarti, avvicinarci sempre di più a Te. Sii glorificato nella nostra vita in questo tempo, e questo lo domandiamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Il Vangelo secondo Luca,
È uno dei primi resoconti della vita di Gesù ed è in realtà la prima parte di un'opera in due volumi, Luca e gli Atti. Se mettiamo a confronto i primi versetti dei due libri, è chiaro che sono stati scritti dallo stesso autore. Alcuni indizi interni al libro degli Atti, così come altri derivanti dalla tradizione antica, ne attribuiscono la scrittura a Luca, compagno di viaggio e collaboratore dell'apostolo Paolo, che sappiamo essere stato anche un medico. Luca inizia una prefazione dicendoci come e perché abbia scritto questo libro. Riconosce che esistono molti altri resoconti accurati della vita di Gesù, ma che voleva tornare alle tradizioni dei testimoni oculari, parlando con il maggior numero possibile di discepoli per produrre quello che chiama un resoconto ordinato dei fatti che hanno avuto compimento in mezzo a noi. E la parola compimento ci fa appunto capire perché Luca abbia deciso di scrivere questa narrazione. Per lui la storia di Gesù non è solo storia antica, vuole farci vedere che in realtà si tratta del compimento della lunga storia del patto di Dio con Israele, e non solo, anche della storia di Dio e del mondo intero. L'organizzazione del libro è piuttosto chiara. C'è una lunga introduzione che serve a costruire un quadro di riferimento delle storie di Giovanni Battista e di Gesù. Poi, nei capitoli da 3 a 9, Luca presenta un solido ritratto di Gesù e della sua missione nella terra natia di Galilea. Dopo di ciò, la parte centrale del libro parla del lungo viaggio di Gesù a Gerusalemme, che ci porta al momento culminante della storia, l'ultima settimana di Gesù a Gerusalemme, fino alla sua morte e risurrezione, che a loro volta ci portano al libro degli Atti. In questo video ci concentreremo solo sulla prima metà del Vangelo di Luca. La lunga introduzione racconta in parallelo le storie della nascita di Giovanni Battista e di Gesù. Da un lato abbiamo questa coppia di anziani dediti al servizio sacerdotale Zaccaria ed Elisabetta, e dall'altro questa giovane donna nubile Maria e Giuseppe. Entrambe le coppie ricevono una promessa divina alquanto improbabile, ovvero che presto avranno un figlio. Entrambe le promesse si adempiono con la nascita di Giovanni e di Gesù, ed entrambe le coppie cantano inni di celebrazione. Questi canti sono pieni di richiami all'Antico Testamento, ai Salmi e ai Profeti, e mostrano come questi figli porteranno a compimento le antiche promesse di Dio. Ma gli stessi canti anticipano anche il ruolo che ognuno dei due bambini avrà nella storia a seguire. E così Giovanni è il messaggero profetico promesso nella Torah e nei libri dei profeti che preparerà Israele a incontrare il suo Dio. Mentre Gesù è il re messianico promesso a Davide che porterà il regno di Dio a Israele e la benedizione di Dio alle nazioni, proprio come era stato promesso ad Abramo. Dopo queste cose Maria porta Gesù al Tempio di Gerusalemme perché si è presentato al Signore. Due anziani profeti, Anna e Simeone, vedono Gesù e lo riconoscono e Simeone canta il suo canto, un inno ispirato al profeta Isaia, dicendo: questo bambino è la salvezza di Dio per Israele e diventerà una luce per le nazioni. Con tutto questo evidente senso di attesa, la storia continua nella sezione principale in cui Luca presenta Gesù e la sua missione. Luca prepara la scena descrivendo il movimento di rinnovamento di Giovanni al fiume Giordano, luogo dove egli, mediante il battesimo, esorta una nuova Israele a pentirsi e a volgersi nuovamente a Dio. Giovanni sta di fatto preparando l'arrivo del regno di Dio. E poi appare Gesù come il leader di questa nuova Israele, approvato dallo Spirito e dalla voce di Dio provenienti dal cielo. Lui è l'amato figlio di Dio. Dopo queste cose Luca continua con la genealogia, facendo risalire le origini di Gesù a Davide, poi ad Abramo, fino ad Adamo del libro della Genesi. Qui Luca dichiara che Gesù è il re messianico di Israele che porterà la benedizione di Dio, ma non solo a Israele, ovvero alla famiglia di Abramo. Egli è qui per tutti i figli di Adamo, per tutta l'umanità. Dopo di ciò Luca colloca strategicamente la storia di Gesù nella sua città d'origine, Nazareth, dove inaugura la sua missione pubblica. Durante una riunione nella sinagoga, Gesù si alza e legge dal rotolo del profeta Isaia dicendo: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per evangelizzare i poveri, per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi». Come negli altri Vangeli, Gesù viene presentato come il re messianico che porta la buona notizia del regno di Dio. Ma quello che Luca mette in risalto con unicità sono le implicazioni sociali della missione di Gesù. Dunque, Gesù porta libertà, la parola greca è aphesis. In senso letterale significa liberazione e si riferisce all'antica pratica ebraica del giubileo, descritta in Levitico 25. Si riferisce a quando tutti gli schiavi israeliti venivano liberati, i debiti della gente cancellati e la terra che era stata venduta veniva restituita alle famiglie. Era una rappresentazione simbolica della giustizia e della misericordia liberatrice di Dio. E poi Gesù dice che questa buona notizia della liberazione è indirizzata in particolare ai poveri. Ora, nell'Antico Testamento i poveri, o in ebraico ani, sono una categoria più ampia che non include soltanto le persone con poco denaro. Si riferisce anche alle persone di basso ceto sociale nella loro cultura di appartenenza, come i disabili, le donne, i bambini e gli anziani.
Include anche gli emarginati come persone di altri gruppi etnici oppure persone che a causa di scelte di vita sbagliate si sono ritrovate escluse dai circoli religiosi. Gesù dice che il regno di Dio è una buona notizia soprattutto per queste persone. Successivamente Luca ci mette immediatamente davanti agli occhi una lunga serie di storie che dimostrano in cosa consiste la buona notizia di Gesù per i poveri. Tra queste include la guarigione di una donna malata, quella di un uomo con una malattia alla pelle e quella di un paralitico. C'è anche la storia di Gesù che accoglie nel suo gruppo un esattore delle tasse di nome Levi, il quale non è un povero in senso finanziario, ma lo è sicuramente in quanto emarginato sociale. C'è persino una storia in cui Gesù perdona una prostituta. Luca ci fa vedere come il regno di Gesù guarisca e trasformi completamente le circostanze di vita di queste persone. Gesù sta espandendo la cerchia di persone che sono invitate a scoprire il potere guaritore del regno di Dio. E proprio mentre la missione di Gesù attrae un vasto seguito, fa qualcosa di ancora più provocatorio. Forma con queste persone una nuova Israele, ponendovi al comando i 12 discepoli come leader che corrispondono alle 12 tribù di Israele. E poi annuncia il suo manifesto di un regno alla rovescia, o come lo chiama Luca, il sermone del luogo pianeggiante. Egli dice che per via dell'amore di Dio per gli emarginati e per i poveri, il suo regno porta a un capovolgimento di tutti i nostri sistemi di valori. Egli è qui per formare un alternativo nuovo popolo di Dio, che risponderà all'invito di Gesù praticando una radicale generosità servendo i poveri. Persone che guideranno servendo e che vivranno costruendo pace e perdono. Persone che saranno profondamente devote ma che respingeranno l'ipocrisia religiosa. Ebbene, nella visione radicale del suo regno, Gesù dichiara di avere autorità divina e per questo comincia a generare resistenza e controversia, in particolare da parte dei leader religiosi di Israele. Il suo appellarsi a gente discutibile è una minaccia alle loro tradizioni religiose e al loro senso di stabilità sociale. E allora cominciano ad accusare Gesù di bestemmiare contro Dio, di essere un ubriacone e di mischiarsi ai peccatori. Questa sezione culmina in una nuova rivelazione della missione di Gesù ai suoi discepoli. Egli dice di essere il re messianico e che stabilirà il suo regno su Israele morendo a Gerusalemme. Diventerà il riservo sofferente di Isaia 53 che muore per i peccati di Israele. E poi quest'idea scioccante viene approfondita nella storia successiva in cui Gesù sale su un monte con tre dei suoi discepoli e immediatamente si trasfigura davanti ai loro occhi. Sono tutti avvolti nella nube della presenza di Dio che annuncia «Questo è mio figlio, colui che ho scelto». E poi compaiono Mosè ed Elia, gli altri due profeti che avevano incontrato la presenza e la voce di Dio su un monte. E Luca ci dice che stanno parlando della dipartita di Gesù che sta per compiersi a Gerusalemme. Ora, la parola greca per dipartita o esodo è un chiaro riferimento alla storia dell'esodo. Luca ci presenta Gesù come un nuovo Mosè, che libererà la sua nuova Israele, riscattandola dalla tirannia del peccato e del male in tutte le sue forme, personale, spirituale e sociale. E questo ci porta alla seconda parte del libro, ma per ora ecco illustrata la prima parte del Vangelo secondo Luca. Proteggimi.
di sopra ad ogni avversità, sarò sicuro in te, Signore. Il mio cuore riposa in te, sarò sicuro in te, Signore. Quando la tempesta arriverà, volerò più in alto insieme a te, salti sopra ad ogni avversità. Vangelo di Matteo, capitolo 28, dal verso 16 al verso 20. E così dice la parola di Dio. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato. E vedutolo l'adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente». Io sono con voi sino tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. È su questo che desidero meditare con voi questa mattina. Tutti noi possiamo attraversare periodi difficili, vero? Periodi dove pensieri o preoccupazioni possono entrare nella nostra vita,
in maniera forte e possono prendere sopravvento nella nostra vita. Spesso quando questo capita, uno dei sentimenti più comuni che nasce nei nostri cuori, nella nostra vita, è sicuramente la paura. Paura di non farcela, paura di ammalarci, paura di sbagliare, paura dell'ignoto, paura di qualcosa che può accadere ai nostri figli, a qualcuno che noi amiamo in maniera particolare, paura di che cosa accadrà quando invecchieremo, chi si prenderà cura di noi quando saremo nel bisogno, paura di essere esclusi, paura di non avere abbastanza per il nostro sostentamento, e possiamo andare avanti, la lista è lunga. Quando queste paure cominciano a prendere il controllo, finiamo col vivere una vita piena di incertezze. Siamo incerti di ogni cosa, l'incertezza regna nella nostra vita. E di conseguenza le nostre relazioni, il nostro modo di agire, le nostre decisioni potrebbero subire un'influenza negativa a causa di tutto questo, a causa di quello che noi stiamo vivendo. E la domanda è, dato che ognuno di noi è soggetto a tutte queste paure, dato che ognuno di noi può capitare di passare dei momenti dove arrivano queste paure, come possiamo fare a superarle? Come possiamo fare a navigare attraverso queste paure, queste incertezze? Dato che non possiamo evitarle, possiamo però affrontarle in maniera diversa. Ovvero sapendo, avendo la certezza che non siamo soli. Ed è proprio di questo che desidero parlare con voi. Io e te non siamo soli. Non siamo da soli ad affrontare le difficoltà della nostra vita, non siamo da soli ad affrontare le incertezze, la paura, le paure che questa vita può offrire, le paure che spesso il nemico arriva e vuole infilare nella nostra mente. Ma noi sappiamo, abbiamo la certezza che non siamo soli. Molte persone hanno un'immagine di un Dio disinteressato a quello che sta succedendo nella nostra vita, nei nostri sentimenti, nelle nostre relazioni. Un Dio assente, un Dio lontano, un Dio disinteressato, ignaro di tutto e di tutti. Alcune persone separano la loro propria vita materiale, quello che gli accade, con Dio. Dio è troppo occupato per pensare a me. È meglio che io penso alle mie cose, è meglio che io penso a come affrontare i miei problemi. Fratelli, non esiste bugia più grande. Perché la Bibbia dice il contrario. Il desiderio più grande di Dio è quello di dimorare, è quello di essere presente nella nostra vita. Lui desidera essere presente nella nostra vita. La Bibbia intera ci parla di un Dio interessato ad avere una relazione intima e personale con noi, con me e con te. Questo è il messaggio della Bibbia. Sin dall'inizio Dio dimorava nel giardino dell'Eden, sin dall'inizio Dio dimostra questo suo desiderio di vivere con l'uomo, di vivere con la donna, di vivere con la sua creatura, con Adamo ed Eva. Lui passeggiava ogni giorno e ogni giorno parlava, era presente nella loro vita. E nonostante il peccato che separò l'uomo da Dio, Dio non smise mai di desiderare questo. Infatti, se vi ricordate, ordinò a Mosè di costruire una dimora, il tabernacolo, affinché la sua presenza potesse essere lì nel mezzo del suo popolo. La Bibbia in più punti ci dichiara che a colui che pone la sua fede in Dio, Dio ha promesso: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Non una volta sola, ma più volte. E Gesù lo ribadisce ancora, quello che abbiamo letto: io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. È una promessa, è una promessa. Più volte leggiamo che Dio incoraggia il suo popolo usando queste parole: io sono con voi, io sono con te, io sono con voi. Più volte troviamo nella scrittura Dio che incoraggia i suoi servi, Dio che incoraggia il suo popolo con queste parole. Charles Spurgeon predicò su questo tema, e fra tanti esempi che si possono trovare nella Bibbia citò 4 esempi, e oggi vogliamo vederli insieme, dove Dio si rivolge ai suoi servi proprio con queste parole: io sono con voi. E il primo esempio che troviamo lo troviamo in Giacobbe, il colpevole, l'ingannatore. Genesi 28:15, è Dio che parla a Giacobbe e gli dice: io sono con te.
Io sono con te, ti proteggerò dovunque tu andrai e ti ricondurrò in questo paese, perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. È Dio che si rivolge a Giacobbe e si sta rivolgendo a Giacobbe in una circostanza particolare. Giacobbe non stava offrendo un sacrificio a Dio, non stava adorando il Signore, non stava servendo Dio, non era impegnato a servire Dio. Giacobbe si trovava in una circostanza particolare, stava scappando da suo fratello, stava scappando dalla sua casa, da suo fratello, perché lui lo voleva, perché l'aveva combinata grossa. Il fratello lo voleva uccidere. Suo fratello Esaù era il primogenito e come tale gli spettava una grossa fetta dell'eredità. Gli spettava la benedizione di suo padre e una bella parte dell'eredità della famiglia. Ma Giacobbe, approfittando della debolezza di suo fratello, con un inganno, con un tranello, si impadronì di questa eredità e ingannò anche suo padre Isacco e si prese la benedizione che spettava suo fratello. Quel doppio inganno distrusse la sua famiglia e fece infuriare suo fratello che lo voleva uccidere. E conosciamo la storia, Giacobbe scappa da questo. Ebbe paura, fu terrorizzato, scappa e dopo 2 giorni di cammino, di correre, di scappare nel deserto, lo troviamo che sta dormendo con il suo capo appoggiato su una roccia. Mentre dorme fa questo sogno e sogna questa scala che unisce il cielo con la terra, gli angeli che ci camminano sopra, che vanno su e vanno giù da questa scala, una voce dall'alto ed è Dio che gli parla e rivolge proprio queste parole: io sono con te, io sono con te. Forse l'ultima cosa che Giacobbe si aspettasse erano proprio le parole di Dio in quel momento: io sono con te. Aveva appena ingannato la sua famiglia. Stava scappando da un suo errore. Era disperato, era spaventato, era solo in mezzo al deserto, disonorato e colpevole. Ma proprio lì in quel momento, nel momento più triste, più scuro, più buio della sua vita, Dio gli dice: io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai. Io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Non so tu, ma a me questo incoraggia tantissimo. A me incoraggia. Anche quando sbagliamo, quando sembra di averla combinata grossa, quando pensiamo che Dio non vuole più avere a che fare con noi, Lui è lì che ci incoraggia: io sono con te. Adamo ed Eva peccarono. E Dio ne era a conoscenza di quello. Ma che cosa fa Dio? Si presenta sul far della sera. Ecco che la sua presenza è ancora lì. È la storia del figlio il prodigo. Storia meravigliosa, noi la conosciamo, conosciamo la sua storia. Questo figlio che se ne va dal padre e sperpera tutta la sua eredità e si ritrova a desiderare il cibo dei maiali che stava curando, di cui si stava prendendo cura. E proprio lì, e noi sappiamo tutta la storia, poi a un certo punto lui torna a casa, chiede perdono e trova un padre che lo abbraccia, che lo trova con le braccia aperte, pronto a perdonarlo. Ma spesso saltiamo un particolare, proprio mentre è lì nel porcile, mentre si sta prendendo cura di quei maiali, c'è una frase meravigliosa che dice: allora rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, io qui muoio di fame. E poi vediamo che lui prende la decisione di tornare a casa. La Bibbia ci dice che è lo Spirito Santo che ci convince di peccato, di giudizio e di giustizia. Quel rientrato in sé, a me piace vedere che lo Spirito, è vero, è una parabola, ma mi piace pensare che lo Spirito Santo è lì con noi anche in quel momento. E quel rientrato in sé mi parla che lo Spirito Santo può sussurrare alle nostre vite, può sussurrare al nostro cuore, anche quando siamo più lontani da Dio perché magari abbiamo peccato, siamo venuti meno. Lo Spirito Santo è lì che ci dice: ehi Giulio, cosa ci fai qui? Tu non appartieni a questo luogo, torna a casa, torna da me, perché tu non appartieni più qua, tu appartieni a me, tu sei mio. E io ti sto aspettando a braccia aperte. Anche lì
Il Signore ci dice: io sono con te. Giacobbe si sentì colpevole del suo passato, aveva paura del suo futuro ed era incerto nel suo presente, ma proprio lì, in quel momento, Dio gli dice semplicemente: io sono con te e lo sarò fino alla fine. Il secondo esempio che possiamo trovare quando Dio si rivolge con queste parole lo troviamo verso il suo popolo Israele. Israele che era terrorizzato di quello che gli aspettava. Israele si trova in prossimità del Giordano. Sono passati 40 anni di girovagare nel deserto. Mosè è anziano. Sa che non attraverserà lui quel fiume, ma sa che il popolo attraverserà quel fiume. E sa che il popolo avrebbe dovuto affrontare nazioni nemiche. Perciò lo incoraggia. Dio attraverso Mosè incoraggia il suo popolo. Deuteronomio 31:6 dice: siate forti e coraggiosi. Non temete e non vi spaventate di loro, delle nazioni. Perché il Signore, il tuo Dio, è colui che cammina con te. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. Vedete, le nazioni nemiche erano tante, erano forti, i loro eserciti erano numerosi, erano potenti. Israele lo sapeva, perché erano le stesse nazioni che avevano terrorizzato la generazione precedente, vi ricordate? 40 anni prima, con le loro città fortificate, con i loro giganti. Queste nazioni terrorizzarono le 10 spie, eccetto Caleb e Giosuè, e quello gli causò 40 anni di girovagare nel deserto. Una generazione che aveva visto i grandi miracoli di Dio in Egitto. Una generazione che aveva visto il Mar Rosso aperto e loro attraversare il Mar Rosso, ma davanti a quei giganti si fermarono ed ebbero paura, furono terrorizzati. Solo il nome di quelle nazioni incuteva terrore, portava alla memoria terrore. Amalechiti, Gebusei, Titi, Amorrei, Cananei avevano una fama tremenda in mezzo al popolo. E mi chiedo oggi: che cosa rappresentano quelle nazioni per te? Che cosa rappresentano quei nomi per noi questa mattina? Forse il nome di una malattia, una dipendenza, una persona che ti ha fatto del male e non riesci a perdonare, un matrimonio distrutto, una relazione distrutta, una situazione irrisolta. Che cosa rappresentano? Che cosa rappresentano quei nomi per te? Cosa ti sta terrorizzando oggi che ti sta impedendo di andare avanti? Quando tutto sembra difficile, quando tutto davanti a noi sembra impossibile, quando davanti a noi troviamo questi ostacoli insormontabili, che solo a menzionare il loro nome ci incute terrore, Dio ci dice: siate forti e coraggiosi, non temete, non vi spaventate di loro, perché il Signore, il tuo Dio, è colui che cammina con te. Io sono con voi. Gesù sapeva quello che i discepoli dovevano affrontare. Gesù lo sapeva perfettamente e li stava preparando. Più volte li aveva preparati: vi accuseranno, vi perseguiteranno, vi abbandoneranno, diranno male contro di voi, vi uccideranno. Ma fatevi animo, fatevi coraggio, non temete, non vi spaventate, io sono con voi fino alla fine. E la Bibbia ci dice che se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Non vuol dire che non dobbiamo affrontare le nostre paure, le nostre difficoltà. Non vuol dire che non dobbiamo affrontare i nostri giganti. Anzi, dobbiamo farlo, perché fino a quando non lo faremo, loro saranno sempre lì. Forse torneremo indietro, rifaremo la strada di prima, ma arriverà il giorno in cui li dovremo affrontare ancora, perché saranno sempre lì. Quindi affrontiamoli con la certezza che non saremo soli. Non saremo da soli ad affrontarli. Davide, quando affrontò il gigante venne con tutta la sua armatura. Davide che cosa disse? Tu vieni con tutto questo, con la lancia, il giavellotto, lo scudo, tutto questo. Io vengo nel nome dell'Eterno. Io vengo nel nome dell'Eterno. È Lui che mi darà la vittoria. Il terzo esempio che troviamo nella scrittura è qualche giorno dopo di questa vicenda, e lo troviamo con Giosuè.
Giosuè che molto probabilmente si sentiva inadeguato in quel momento. Non lo so se c'è qualcuno in mezzo a noi che si sente inadeguato della situazione che sta affrontando. Mosè non c'è più, è morto, non c'è più, non è più in mezzo al suo popolo. E tutto è stato messo nelle mani di Giosuè. Da un giorno all'altro Giosuè si trova a guidare il popolo di Israele. Siamo ancora al di qua del Giordano. Io se fossi stato in Giosuè mi sarei nascosto. Non avrei neanche saputo da che parte cominciare. Da un giorno all'altro Mosè se n'è andato. Mosè ci ha portato fino a qui, fino al Giordano, sfidando il faraone più di una volta. Ha guidato il popolo fuori dall'Egitto. Ha attraversato il Mar Rosso. Ha sopportato questo popolo per 40 anni nel deserto. E ora siamo qui. Nel momento più saliente della storia di Israele, dove finalmente stiamo per entrare nella terra promessa, io devo prendere la guida di questo popolo. Abbiamo davanti a noi anni e anni di battaglie. Mosè era Mosè. Mosè parlava faccia a faccia con te, Dio. Mosè saliva fino in cima al monte. Io dovevo fermarmi a metà del monte perché non ero degno di salire fino in cima al monte alla tua presenza. Mosè aveva autorità. Mosè sapeva sempre che cosa fare. Che cosa faccio io ora? Da dove comincio? Non ne sono in grado. E infatti miracoli dopo miracoli accadevano con Mosè. 40 anni nel deserto e i vestiari, i calzari non si sono neanche consumati per il popolo. 40 anni nel deserto e non sono mai rimasti senza cibo e senza acqua. 40 anni nel deserto e hanno vinto tutte le battaglie che hanno dovuto affrontare. E adesso che cosa faccio io, Signore? Forse Giosuè si sentiva un po' inadeguato, ma Dio che conosce i nostri cuori. Dio che conosce i nostri cuori. Vedete, Dio non si ferma da Giosuè di lì. Non ti preoccupare, io sono con te. Sii forte e coraggioso, io sono con te. Lui dice, Giosuè 1:5, nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè? Forse Giosuè, tu ti stai preoccupando. Perché Mosè era Mosè, tu non sei Mosè. Ma come sono stato con Mosè, così sarò anche con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Spesso guardiamo gli altri, ci paragoniamo a loro dicendo noi non siamo come loro. Loro forse hanno superato quella difficoltà, io non riuscirò mai a superare quella difficoltà. Io non sono così forte. Io non ho quella fede. Loro ce l'hanno fatta, ma io non ce la farò mai. Per me è diverso. Mosè non è stato un uomo speciale perché era Mosè. Mosè non ha fatto tutto quello che ha fatto perché il suo nome era Mosè. Mosè è stato ciò che è stato e ha fatto quello che ha fatto perché il Signore era con lui. Se il Signore non fosse stato con lui, Mosè sarebbe stato un uomo come tutti gli altri. E Mosè è un uomo come tutti gli altri. Ciò che ha fatto la differenza nella sua vita è stato la presenza di Dio nella sua vita. Infatti noi troviamo, lo sappiamo bene questo passaggio, noi troviamo Mosè che sta pregando il Signore, sta intercedendo Dio per il popolo, perché il Dio voleva abbandonare il popolo. Un popolo dal collo duro, un popolo disubbidiente. Ma Mosè gli dice, Signore, se la tua presenza non viene con noi, che stiamo a fare? Che facciamo? È inutile continuare. La tua presenza deve venire con noi, perché è questo che fa la differenza nella nostra vita. Non siamo noi, non sono io, ma sei tu, Signore. Signore, fa che la tua presenza venga con noi ogni giorno della nostra vita, ogni passo che noi facciamo, noi lo vogliamo fare nella tua presenza. E il quarto esempio che vogliamo vedere è Salomone. Salomone, l'inesperto, il giovane. Forse non ti senti pronto a qualcosa. Davide invecchiava e il suo desiderio era quello di costruire un tempio per il Signore a Gerusalemme. Ma il Signore, sappiamo, gli disse che lui non avrebbe costruito il tempio per tutto il sangue che aveva sparso. Ma invece la casa di Dio deve essere costruita da un uomo di pace. E allora Davide accettò il decreto di Dio
e invitò suo figlio Salomone a costruire il Tempio del Signore a Gerusalemme. Ed ecco l'incoraggiamento di Davide a suo figlio, Prima Cronache 28:20, dice: «Sii forte, fatti coraggio e mettiti all'opera. Non temere, non ti sgomentare, perché il Signore Dio, il mio Dio, sarà con te. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà, fino a che tutta l'opera per il servizio della casa del Signore sia compiuta». Fratelli, io desidero che queste promesse, io non ti lascerò e non ti abbandonerò, fino alla fine, desidero che ce la prendiamo e ce la portiamo a casa questa mattina. Se deve essere soltanto una cosa che ci dobbiamo ricordare di questa predica stamattina, deve essere proprio questa: io non ti lascerò e non ti abbandonerò, io sarò con te fino alla fine. Qualunque cosa dovrai affrontare, fratello o sorella, Dio sarà con te. Come lo è stato nel passato, lo è oggi e lo sarà in futuro, perché egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Davide era un grande leader, era un leader di natura, era un suo grande dono. Era un grande poeta ed era un potente guerriero. Sconfisse grandi nazioni e ha unificato le tribù e ha ispirato la nazione a seguire Dio. E senza dubbio lui fu il più grande re di tutto Israele. E ora c'è Salomone, suo figlio, un giovane. Possiamo intravedere la pressione che Salomone dovette affrontare dopo le parole che troviamo di Davide in Prima Cronache al capitolo 29, il capitolo successivo. E dice: «Poi il re Davide disse a tutta l'assemblea». Immaginatevi, Davide che parla a tutta l'assemblea, a tutto il popolo, agli anziani del popolo, e Salomone lì di fianco a lui, e dice all'assemblea: «Salomone, mio figlio, il solo che Dio abbia scelto, è ancora giovane e inesperto, mentre l'opera è grande». Forse Davide, pur sapendo che Salomone fosse chiamato da Dio, forse non lo vedeva ancora all'altezza del compito che doveva prendere. Forse non lo vedeva ancora pronto per portare avanti l'opera che Dio aveva cominciato attraverso Davide. Infatti lo dichiara inesperto. E io posso immaginarmi come si fosse sentito Salomone in quel momento, alla presenza di tutti. Grazie papà che almeno hai detto che Dio mi ha scelto, però sai... Mi ha dato dell'inesperto davanti a tutti, paura, vergogna, preoccupazione. Con quelle parole, chissà, Salomone ha cominciato a vedere tutto il piano, tutto il disegno, tutto quello che avrebbe dovuto fare. E chissà tutte le problematiche, i pensieri che gli sono venuti in testa, come farò a fare questo, come farò a fare quell'altro. E chi si sente come se non fosse abbastanza? Chi si sente oggi come se non fosse all'altezza delle cose? Quanti genitori oggi non si sentono all'altezza di crescere i loro figli in una società come questa? Quante persone vivono nell'incertezza perché non credono nelle capacità che Dio, nei doni che Dio gli ha donato? Quanti pastori e leader di chiese potrebbero trovarsi in queste situazioni? Quanti studenti? Sapete, fratelli, stavo ascoltando proprio in questi giorni in Italia, c'è una grande piaga che sta accadendo tra studenti universitari. Ci sono diversi studenti universitari che si stanno togliendo la vita perché non riescono a raggiungere quello che la società si aspetta da loro. La società dice: per avere successo devi raggiungere questi voti, devi raggiungere questo livello universitario, e loro non ce la fanno. E che cosa fa la società? Continua ad esaltare coloro che ce la fanno, e loro continuano a fare fatica: non ce la farò mai, non ce la farò mai, non ce la farò mai. E che cosa succede? Si tolgono la vita. Ha rattristato tanto il mio cuore. Sii forte, fatti coraggio, non temere, non ti sgomentare, perché il Signore Dio, il mio Dio, sarà con te. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. Forse non ti senti pronto. Hai paura, ma forza, Dio ti ha chiamato. Sii coraggioso, Dio ti ha chiamato. Se ti ha chiamato a qualcosa, Dio ti darà le capacità, Dio ti darà le forze necessarie per affrontare quello che dovrai affrontare. Noi non siamo un caso, Dio ci ha creato con un proposito.
Se siamo qui in questo luogo, in questo periodo storico, in questo momento, è perché Dio lo ha determinato. E lì ci ha equipaggiato di tutto il necessario per adempiere la chiamata a noi rivolta, facendo la differenza ovunque noi andiamo. Tante volte diciamo i tempi sono difficili, ma se noi siamo qui è perché Dio ci ha determinato che noi fossimo qui e ci ha equipaggiato con doni, con talenti, con capacità, ci ha unto con lo Spirito Santo per fare la differenza in questa società. Infatti noi siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Concludo, fratelli. Oggi più che mai possiamo correre il pericolo di trovarci in situazioni dove la paura, l'inadeguatezza, i sensi di colpa potrebbero entrare con violenza nella nostra vita. Che cosa facciamo in quei momenti? Dobbiamo fare nostra la promessa di Dio. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò fino alla fine. Io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Qualunque sia la difficoltà, l'ostacolo, il pericolo da affrontare, non saremo mai soli. Potrebbe capitare alcuni momenti in cui non sentiremo forte la presenza di Dio. Quante volte è successo? Dove sei, Signore? Dov'è la tua presenza? Ma sempre Giacobbe, Genesi 28:16, dopo che ebbe quel sogno, disse: quando Giacobbe si svegliò dal sonno, disse: certo il Signore è in questo luogo, io non lo sapevo. Quante volte capita, affrontiamo dei momenti in cui non sentiamo la presenza di Dio, ma quando superiamo quei momenti riconosciamo che Dio era con noi. Dio è sempre stato con noi. Dio era in quel luogo con noi. Paolo dice: colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Non è che comincia un'opera e poi ci abbandona e sta lì a vedere come andrà a finire. Lui la condurrà, lui la guiderà, lui si prenderà cura di quell'opera e la porterà fino a compimento. Vuol dire che lui sarà con noi fino alla fine, fino al compimento. Come possiamo fare in modo che Dio sia presente nella nostra vita? Non c'è nulla di più semplice. Qualcuno può pensare: bisogna essere perfetti, irreprensibili, immacolati, fare dei sacrifici, opere di bene, pellegrinaggi, andare in chiesa ogni giorno, pregare un'ora al giorno, niente di tutto questo. E quattro esempi che abbiamo visto non hanno fatto nulla di tutto questo. Gesù disse: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. È semplice. È semplice. Forse se fosse stato più difficile ci sarebbero stati molti più cristiani, ma è così semplice aprire la porta del nostro cuore. Quello che dobbiamo fare è invitare Gesù nel nostro cuore, invitare Gesù nella nostra vita. E fratelli, io credo che anche se sono 30 anni che siamo nella fede, ogni tanto è buono ricordarci: Signore, vieni e guida la mia vita. Signore, vieni, sono stanco di guidare la mia vita da solo. Vieni e guida tu la mia vita. Vieni con la tua presenza. Sii il Signore e Salvatore della mia vita. Quando chiediamo questo, la vita dice che lo Spirito di Dio, la Bibbia dice che lo Spirito di Dio viene e prende dimora. E prende dimora nei nostri cuori e la nostra vita non è più la stessa. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli? Da quel momento, da quando lasciamo che Cristo Gesù prenda il controllo della nostra vita, abbiamo la certezza vera, la certezza incrollabile che Egli è con noi. Amen. Signore, ti ringraziamo con tutto il cuore, Padre nostro. Grazie ancora per la tua promessa, Signore, che tu sei con noi in ogni tempo, come lo sei stato con i tuoi servi, come lo sei stato con gli amici di Daniele nella fornace, Signore. Tu sei con noi. Signore, come sei stato con Giacobbe, con Salomone, con Davide, Signore, con tutti i tuoi servi, tu sei con noi oggi. E Signore, noi vogliamo fare nostra questa promessa, Signore. Signore, aiutaci a ricordare in ogni momento della nostra vita
che non siamo soli, Signore. Ti prego per quanti fratelli, quante sorelle in questo momento stanno affrontando una situazione difficile, dura, Signore. Quanti fratelli sono nell'incertezza, nella paura. Nel nome di Gesù, Signore, fa che la tua presenza avvolga le loro vite, avvolga i loro cuori, Signore, che sentano che non sono da soli. Ti ringraziamo, Signore, accompagnaci del rimanente di questa settimana e ti preghiamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Abisso che ci divide, non ho potuto scalare il monte, nella mia angoscia ho alzato gli occhi e ho pronunciato il nome tuo. Con il tuo amore ho superato le ombre della mente mia. Tutto è compiuto, la fine scritta, e Gesù sei speranza in me. Mai avrei pensato la gloria in cielo per sopportare gli sbagli miei.
Spero che questo programma sia stato di benedizione alle anime vostre. Se avete bisogno di preghiera o desiderate una Bibbia o semplicemente volete più informazioni, telefonateci al 8232 55 56 dove potete richiederlo. Vi ringrazio per il vostro ascolto con la speranza di rivederci la settimana prossima. Prego che il Signore vi benedica. Arrivederci, a presto.